Benvenuti eroi al Soul Talk. Questa sera abbiamo una persona che vi ho già annunciato 24 ore fa, ok? È pazzesca perché era nostro ospite qualche tempo fa, poi ci sono state delle cose, quindi. Ma tutto avviene nel tempo giusto e Ondina lo sa molto bene. Voi sapete che lo stesso progetto di Ondina Wavelet è basato sulla consapevolezza del fatto che i suoni, le parole che noi pronunciamo hanno un potere creativo incredibile di creare le circostanze della nostra vita, partendo da noi, dalla nostra interiorità, perché la realtà che noi viviamo di fatto è un riflesso di quello che siamo dentro. Proprio per questa ragione voglio dare il mio benvenuto calorosissimo e vi invito a fare altrettanto al nostro Philip Abussi. Yay! Bella presentazione meravigliosa. Jasmine, grazie mille, sono veramente felice, grazie per l'invito. Sono onorata, ho già intervistato tua moglie. Lo so, Ecco, assolutamente. o meglio, lei ha intervistato me, c'è stato forse un incontro di questo genere, quindi di fatto ci stiamo, È come dire, vero. incrociando in virtuose alleanze con argomenti che sono, specialmente in questo periodo storico che stiamo vivendo, di grande attualità. Perché sappiamo bene, Philip, che stare bene con noi stessi, stare bene con il mondo esterno è di vitale importanza. E in questa sede io vorrei, ti invito a chiacchierare con me di questo argomento. Beh, facciamo un cappello, un'introduzione. Filippa Bussi, con Anita Falcetta, la sua dolce metà, owners, CEO and founders of Mocha Music. Praticamente, Filippa, tu ti occupi della composizione, sei consulente musicale, esperto musicale, e ti occupi della composizione di colonne sonore per film, cinema e anche per gli spot pubblicitari. Non contento di questo, oltre ad essere un musicista bravissimo, perché ho ascoltato le tue cose, sai, sono andata a spippolare di qui e di lì. Ho ascoltato molte delle cose che hai fatto su YouTube, certo, e devo dirti che la musica che tu componi, si capisce che la componi per diversi obiettivi, per raggiungere questo, per quello, a volte è strategica per raggiungere un obiettivo di carattere, diciamo, marketing, pubblicitario, eccetera, eccetera. Altre volte invece è il puro gusto di comporre una musica per descrivere una situazione. In tutti i casi mi viene proprio la pelle d'oca, sai, a sentire le tue composizioni. Ho sentito delle cose molto belle e voglio fare in modo che i nostri viewer, al termine di questo incontro, abbiano modo anche di collegarsi attraverso dei link che noi gli daremo e anche magari tu mi suggerirai alcuni link che ti fa piacere usino per accedere alle cose che tu hai fatto perché ti conoscano meglio. Quindi componi musica e sei un ricercatore musicale che ha fatto delle scoperte interessanti. Sicuramente sono una persona curiosa, quindi poi tutto quello che viene al di là un po' del lavoro con Anita, che poi peraltro tu hai parlato del lato marketing, che è più diciamo di sua competenza, no? Lei è, come sai, viene dal marketing e dalla comunicazione. Io, come dicevi tu, vengo dal mondo della musica e della composizione, abbiamo fatto un bel match e quindi è uscita fuori Mocha Music e cerchiamo di mantenere ovviamente l'aspetto qualitativo e l'aspetto anche poetico, romantico, la capacità che la musica ha di smuovere le emozioni, secondo me deve sempre restare, altrimenti perde un po' l'anima, no? E però cerchiamo di combinarlo ovviamente con delle logiche di business, con l'aiuto di Anita che servono per poi, insomma, lavorare. Però è divertente quando si riesce a fare un match tra le due cose. Non è detto che le cose debbano essere per forza o da una parte o dall'altra. Per quanto riguarda invece la ricerca, diciamo che frequentando un po' il mondo della musica, frequentando i musicisti, a un certo punto le domande, almeno a me, sono sorte spontanee. Quindi mi sono chiesto: ma come mai, per esempio, noi riusciamo a canticchiare un brano, una canzone all'interno della nostra testa se non abbiamo mai studiato per forza musica, pianoforte, solfeggio, non abbiamo mai cantato? Da dove ci viene questa capacità di avere questo tipo di memoria, no? È particolare come cosa, non è tanto spiegabile, oppure da dove viene il senso del ritmo, insomma, tutte domande che poi alla fine mi hanno incuriosito e mi hanno portato anche a parlarne come in qualità di speaker, un po' di qua, un po' di là, un po' a destra, un po' a sinistra. Quindi è stata un po' una motivazione quella di parlarne pubblicamente
per approfondire, no, questo genere di ricerca. Qual è il tuo perché? Qual è la tua mission come ricercatore, compositore, consulente musicale? Una volta qualcuno mi disse che, devi sapere che io sono un acquario, che gli acquari, ovviamente come segno zodiacale, hanno questa propensione verso la volontà di comprendere i sistemi. E quando mi diede questa, diciamo, questo suggerimento, questa interpretazione dell'acquario, io mi ci ritrovai tantissimo e gli dissi: cavolo, è una cosa che non mi aspetto assolutamente da una persona che studia gli astri, eccetera, eccetera. Anche perché poi ci sono molti cialtroni in giro, quindi mi guardo bene dal credere un po' a tutto quello che dicono. Però mi stupì molto perché mi ci ritrovai molto e io credo di essere semplicemente una persona molto curiosa e il mio perché è proprio questo: devo assolutamente magneticamente capire cosa c'è dietro a un qualcosa che non riesco a capire. Fi, quanto sono importanti il suono e la musica nella nostra vita quotidiana, pratica, di tutti i giorni? Sono a mio avviso molto importanti per un semplice motivo. Noi abbiamo a disposizione cinque sensi e il senso che è maggiormente inflazionato, valorizzato, è indubbiamente quello della vista, anche perché lo puoi vedere da te, ci bombardano di immagini quando parlando proprio di pubblicità. Quindi il messaggio visivo è molto molto inflazionato e spesso e volentieri viene sottovalutato. Un senso come quello dell'udito. Di conseguenza, dato che l'udito è un senso al pari della vista, se non addirittura maggiormente importante proprio per una questione di quante informazioni riesce a recepire e a trasmettere al nostro cervello, proprio per questo motivo, essendo sottovalutato, queste informazioni arrivano e dialogano a livello inconscio. Quindi è importante capire come usare i suoni e la musica a scopo benefico per veicolare dei messaggi inconsci e quindi, a mio avviso, fare del bene, no? Fare del bene vuol dire rilassare le persone, vuol dire farle sentire a proprio agio, vuol dire tante cose. E col suono e con la musica questo è possibile. Caspita, era proprio la domanda che stavo per farti, Phil. Cioè, in che modo il suono e la musica possono essere usati per migliorare la qualità della vita degli ascoltatori? Una cosa che mi ha affascinato molto di una tua partecipazione in qualità di speaker a un evento IF qualche anno fa, nel 2016, è stata questa: gli esperimenti forse condotti da Oliver Sacks, il dottor Oliver Sacks, che ha testato su di sé. Spiego un po' di che cosa si tratta ai nostri ascoltatori che magari non hanno seguito questi esperimenti. Hanno fatto un esperimento. Lui si è autosottoposto a un esperimento di questo genere. Allora, lo hanno infilato in un tubone per poter monitorare l'attività del suo cervello mentre gli facevano ascoltare determinati tipi di musica. Bach, lui aveva messo inizialmente al mio preferito, Beethoven invece non gli piaceva. Poteva esprimere l'intensità delle emozioni provate durante l'ascolto dei due campioni di musica, prima Bach e poi Beethoven, con una manopola che gli è stata data per poter misurare l'emozione che provava. Bach al massimo dell'emozione, Beethoven flat o quasi, poi però hanno fatto una cosa interessantissima, cioè gli hanno fatto ascoltare le due musiche insieme. Allora, a livello consapevole, lui non ci ha capito più niente, ha detto: io mi sono sentito confuso, cioè non sapevo distinguere l'uno dall'altro. Il cervello, invece, ha distinto benissimo Bach da Beethoven. Io mi sono resa conto proprio di questo, di quanto il nostro subconscio possa captare delle informazioni che vengono date alla persona, magari senza che la persona se ne accorga. Supponi che potessimo inventarci una radio controcorrente per poter rendere le persone felici. Che tipo di musica potremmo far ascoltare loro? Che tipo di frequenze o di suoni, secondo te? Sicuramente ci sono degli esempi in cui hanno studiato il fatto che il suono degli uccellini migliora in qualche modo la produttività. Quindi se tu stai svolgendo un qualsiasi tipo di lavoro, che può essere un lavoro di ricerca, che può essere un lavoro in ufficio,
Al contrario degli uffici che per esempio sono degli open space, quindi spesso e volentieri ospitano nella stessa stanza una moltitudine di persone che svolgono una moltitudine di azioni, di conseguenza c'è più casino, no? Per dirla in parole semplici. Se tu in questo ambiente indossi un paio di cuffie e ascolti il suono degli uccellini, ti senti sereno. E questo perché gli uccellini hanno questa proprietà atavica di rasserenare, perché la spiegazione è quasi biologica. Noi siamo abituati inconsciamente ad ascoltare gli uccellini sempre in un ambiente che è un ambiente sicuro. Perché? Perché gli uccellini hanno delle doti particolari, sono meteoropatici, riescono ad anticipare gli eventi, soprattutto anche un po' catastrofici o magari anche un temporale, e riescono a cambiare, sede per andare in una sede più sicura, ad andare al riparo. Di conseguenza, se noi sentiamo il canto degli uccellini in modo inconsapevole, attribuiamo alla presenza degli uccellini una, tranquillità. Ci sentiamo sicuri e quindi sereni e ci possiamo concentrare meglio su quello che stiamo facendo. Quindi un esempio, per esempio, è banalmente questo, un esempio che si trova in natura. Ok, e supponi che volessimo predisporre le persone a un sonno tranquillo, tranquillizzarle, quale sarebbe secondo te l'effetto sonoro più adatto a ritrovare un po' di calma interiore? È banale, però è bello che nella banalità poi dietro ci sia una spiegazione, perché la semplicità è uno strumento estremamente potente, però è chiaro che deve funzionare per un motivo. E te lo spiego. Il suono è quello dell'andirivieni delle onde, ok? E c'è un motivo anche per questo, in questo senso. L'andirivieni delle onde non soltanto ci ricollega ovviamente a un'atmosfera estiva, di conseguenza, che non per forza poi deve essere estiva, però per la maggior parte delle persone è così. Che ci ricollega quindi a un momento felice, sereno, spensierato, senza problemi, perché ci si prende una pausa un po', no? Da tutto questo, sempre. In realtà è un suggerimento, e cioè un suono che ti suggerisce un respiro più lento. E tu sai che quando si respira lentamente, ovviamente si entra un po' in uno stato di sonno profondo. Noi quando dormiamo profondamente respiriamo come dovremmo respirare sempre, quindi a pieni polmoni, facendo entrare tutta questa bella energia e ritirandola fuori, creando questo ricircolo, no? E è stato studiato che il suono delle onde, l'andirivieni, è di 12 cicli al minuto, se non ricordo male, e corrisponde proprio a una situazione di respiro in una totale rilassatezza, e quindi ti induce, ti suggerisce il respiro, il relax, e quindi ti predispone bene per il sonno. Che ne dici, Phil, del cosiddetto rumore bianco? È una cosa che mi ha veramente incuriosito una volta constatare che ci sono genitori, non tutti lo fanno perché non tutti lo sanno, ma c'è questa possibilità di aiutare il bambino piccolo ad addormentarsi con un rumore cosiddetto bianco. E potrebbe essere anche un phon acceso, un aspirapolvere. Come mai un bambino può addormentarsi ascoltando questo rumore in sottofondo? Sì, non fortissimo, logicamente, magari i decibel non saranno quelli di un aspirapolvere vicino a te, sarà distante, ma ti culla. È strana questa cosa, non trovi? C'è una spiegazione che è abbastanza scientifica, e cioè comunque l'orecchio umano si adatta a dei suoni. È chiaro che dei suoni molto dirompenti, molto frastornanti ci svegliano, ci disturbano, ci causano magari anche tachicardia, quindi ci influenzano anche in modo fisiologico, non solo psicologico. Nel caso del rumore bianco è interessante perché il rumore bianco è, diciamo, definibile soltanto con un ventaglio di suoni possibili. Tu hai tirato fuori, per esempio, il phon. Il phon è un suono, come tutti i suoni bianchi, che riproduce una gamma di frequenze molto ampia. Quindi delle frequenze non tanto basse quanto medio, alte, e un range di frequenze abbastanza alto, che funge come se fosse una schermatura.
Quindi se tu hai ascolti un suono a un certo volume, come dici tu, non troppo alto, ma neanche troppo basso, che già ha una gamma di frequenze piuttosto ampia, copre semplicemente tutto quello che c'è al di là. Se ci sono altre frequenze che capitano all'interno di quell'ambiente, quindi suoni di passi, di voci, dei genitori magari, suoni qualsiasi, questo suono scherma, ti crea una sorta di barriera perché, essendo già l'orecchio del bambino abituato a questo suono, gli altri non li sente, quindi funziona un po' come filtro. Se questo suono fosse troppo chiaro o troppo scuro, che in gergo vuol dire con una frequenza troppo, chiara, troppo alta o con una frequenza troppo bassa, lui sentirebbe le frequenze alte e viceversa quelle basse. Io sono sicura che tu abbia sentito parlare degli esperimenti del dottore Moto con le molecole d'acqua ghiacciate che assumono forme diverse, un colore diverso, a seconda che siano state esposte precedentemente a suoni, musiche, parole, anche con una semplice etichetta messa sulla bottiglia dell'acqua e poi ghiacciata in un momento successivo. E quindi si è visto che all'acqua, di cui comunque noi siamo fatti per il 75% circa, i bambini molta di più, l'acqua reagisce e ha dei gusti molto definiti, perché per esempio l'heavy metal non le piace. Cioè a me può piacere ascoltare Steve Vai, ma l'acqua in me non ama diciamo, quei virtuosismi che io adoro a livello consapevole, e questa è una cosa che mi incuriosisce tanto. E poi un'altra cosa che mi incuriosisce tanto, e magari tu puoi ampliare ulteriormente quello che mi viene in questo momento da proporre ai nostri ascoltatori, è che si è visto che durante la gravidanza anche i bambini hanno le loro preferenze, piccoli piccoli, no? Cioè al terzo trimestre, quindi vuol dire dal sesto al nono mese di gravidanza. E si è visto che non amano l'hip hop e amano il classico. Qui entriamo in discorsi multipli, e cioè, dato che la musica comunque ha questo grande potere di influenzarci sotto diversi livelli, quindi sicuramente tocca il livello emotivo, tocca il livello quindi psicologico, sicuramente tocca il livello comportamentale, perché può anche indurre dei comportamenti, no? E quindi il comportamento può essere anche semplicemente esprimere un gradimento oppure no. Ci influenza anche in modo molto in modo psicologico, in modo fisiologico. Nel caso del feto, te la leggo in questi termini. La musica hip hop è una musica solitamente ricca di beat, cioè di drums, di batteria, di percussioni, ok? Che possono corrispondere sicuramente a un qualcosa che noi conosciamo molto bene, che è un nostro strumento percussivo continuamente funzionante, che è il cuore. Il cuore è una percussione, niente più che una percussione, che batte di continuo. Il ritmo hip hop può dare fastidio a un ritmo cardiaco che magari è rilassato. È stato provato scientificamente, lo avevamo approfondito nella ricerca, che una musica hip hop, come dici tu, accelera il battito cardiaco del bambino e in qualche modo lo disturba perché magari era rilassato e tranquillo. Al contrario, la musica classica ha un linguaggio che è completamente diverso, una metrica che è un po' più simile al linguaggio umano. È una musica che pone delle domande, delle risposte, degli accenti, che incuriosisce, che è divertente, che è triste, che è tenebrosa, che è epica. Ti apre degli scenari a livello di storytelling molto interessanti e questo il bambino lo percepisce. E lo sai perché? Perché è stato provato che la mamma, quando racconta la storia al bambino e il bambino ancora non capisce le parole, perché non ha acquisito un bagaglio linguistico, quindi non riesce a capire le parole, comunque esprime curiosità, perché quando tu racconti, anche lo sto facendo anch'io adesso, lo fai tu, lo sai benissimo con il lavoro. No? Con il tuo lavoro che hai fatto, e sei una bravissima doppiatrice, racconti delle storie, racconti un qualcosa e il bambino, non sentendo le parole, comunque è assorbito dalla musicalità e la storia che viene raccontata con il tono della voce, quindi solo con la musicalità, il bambino in qualche modo la percepisce. Quindi stiamo parlando proprio di due generi musicali diversi che hanno un effetto diverso sul bambino, al di là del fatto che poi hai ragione tu e
esistono delle frequenze che sono sicuramente benefiche e che interagiscono con il nostro 75% di acqua e che favoriscono uno stato di benessere oppure altre che lo sfavoriscono, come la musica heavy metal, che sicuramente lo dice la parola stessa, no? Nella chitarra si usa il distorsore. Il distorsore ti dà idea di qualcosa che vibra in un modo molto agitato, no? Che distorce. E infatti lo fa anche con l'acqua, nei disegni di cui parlavi prima, dei cristalli immortalati, in quelle fotografie lì, fanno anche l'esempio dell'heavy metal, se non ricordo male, che è Ecco. completamente disturbato. Sì, è vero, Phil. Senti, ma se è vero che noi abbiamo la musica nel nostro DNA, è stato provato scientificamente che questo istinto musicale è innato, non si sa da dove abbia inizio, ma da quando noi sappiamo che esiste l'essere umano. Anche dal primordiale, probabilmente, a quanto pare fa parte di noi proprio a livello genetico. Se così è, Phil, secondo te, noi siamo, come esseri umani, diversi strumenti di una grande orchestra? Possiamo dire che ciascuno di noi è un suono o ha una sua melodia? E quindi è anche per Sicuramente. questo che si entra in risonanza con qualcuno piuttosto che con un'altra persona, per esempio. Assolutamente, io credo tanto nelle vibrazioni e credo tanto nel magnetismo, soprattutto. Ultimamente sto facendo delle ricerche sui campi elettromagnetici, quindi è incredibile come tutto ciò che esiste ha un positivo e un negativo in quanto campo elettromagnetico e interagisce, ma interagisce a un livello tale che non è neanche più un'interazione, è parte proprio di un sistema, se vogliamo chiamarlo così, e in quanto sistema, in quanto acquario, mi incuriosisce tremendamente. L'esempio dell'orchestra è molto bello, secondo me, perché in un'orchestra non c'è ovviamente soltanto il direttore d'orchestra, non c'è soltanto il compositore che fa un lavoro, diciamo, a monte, ma c'è anche e soprattutto il feeling tra i musicisti. Ogni musicista deve ascoltare se stesso e soprattutto deve ascoltare l'altro, deve ascoltare gli altri, perché è un lavoro di sinergia incredibile e avviene tutto quanto in modo estremamente poetico, spontaneo, di pancia. La razionalità sta nel leggere magari lo spartito, no? Ma l'interpretazione, quella sensazione di anticipare, di posticipare, di creare una dinamica diversa, tutti insieme, uno soltanto, sono cose che ti dà, sono indicazioni che ti dà il direttore d'orchestra, ma alla fine la magia si compie quando tutti quanti riescono ad ascoltarsi e a creare questa cosa magica che è la musica. Quindi è un esempio assolutamente calzante quello che hai fatto. Mi fa molto piacere. Phil, siamo arrivati proprio così alla fine, fine, che poi io metterei piuttosto dei puntini di sospensione, perché nella musica è importantissima anche la pausa, che prelude a un tuo ritorno quando vorrai. Prima però di salutarti, Phil, voglio lanciarti questa amichevole, affettuosissima sfida. Se tu potessi tradurre il tuo messaggio, il messaggio di Philip Abussi al mondo, quello che tu sei venuto a portare come compositore, musicista, consulente, se tu potessi tradurre questo messaggio in una sequenza di note con delle parole o senza parole, solo una sequenza di note, puoi cantare la tua frase musicale. Questa è la mia sfida per te. Come sarebbe? È una bella domanda perché secondo me sarebbe una nota unica. Una nota unica, Phil. La nota unica è un invito. La nota unica, se è la nota giusta, è un invito a partecipare, è un invito a creare l'armonia, perché l'armonia, sai, non si crea con una nota, si crea con tante note. In più, se tu emetti una sola nota, puoi fare affidamento al fenomeno della risonanza di cui hai parlato prima e quindi puoi far sì che
altri corpi che vibrano con la stessa frequenza della nota entrino in risonanza. Quindi sarebbe sicuramente una nota. È una cosa poco eccezionale dal punto di vista musicale, perché una nota di solito non è musica, però è proprio questo il messaggio. La musica non è tutto. La musica è uno strumento meraviglioso per esprimersi, è uno strumento eccezionale, è un linguaggio, è una lingua a parte, è una lingua universale. Tu con la musica parli a un tedesco, un francese, un polacco e un, non lo so, di qualsiasi epoca peraltro. Quindi è un unificatore, è per questo che è magica, secondo me, la musica. Però ancora più in profondità ci sono gli elementi che servono a comporre la musica, che sono altrettanto magici, secondo E questi elementi quali sono? Sono proprio le note e quindi le Le frequenze, note. gira che ti rigira, sei sempre lì. Se non si sottovalutano queste cose e si usano gli strumenti giusti, anche una nota basta. Eroi, questo appuntamento è giunto al termine. Io sono felicissima di aver approfondito un argomento che ci sta tanto a cuore con Filippo Bussi. Chi meglio di lui avrebbe potuto portarci a esplorare il magico mondo delle frequenze, dei suoni e del loro effetto anche sul subconscio e anche poi durante la gravidanza di bambini piccolissimi? Quindi io direi, Phil, quando vorrai, tu sappi che la porta è aperta per te, per Anita, le nostre vision sono intrecciate, hanno dei punti in comune molto importanti, molto belli, e quindi sappi che porte aperte, sempre quando vorrete tornare. Grazie mille. È stato molto bello averti con noi. Allegherò anche con il tuo aiuto, il tuo suggerimento, i link utili ai nostri viewer per poter godere delle tue bellissime composizioni, sia per la pubblicità, sia per i film, sia per i documentari, qualsiasi cosa tu abbia fatto che vuoi far loro ascoltare, lo mettiamo a disposizione di chi voglia così godere di questa magia di cui sei artefice. Grazie mille veramente a te di nuovo per l'invito e grazie a tutti ovviamente. Ciao, alla prossima, ragazzi. Ciao, eroi. Ciao. Ciao.